Benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo Alessio ed oggi insieme allo chef Pierluca Ardito vi parleremo di Emulsionami, il nuovo prodotto della linea Mi ideata dalla Federazione Italiana Cuochi. Emulsionami, come ci viene indicato dal nome, è un emulsionante naturale. Nello specifico è un mix di polveri come amido di riso e tapioca, proteine vegetali, fibra vegetale proveniente dalla pianta di pisang e farina di riso. Il prodotto, come potete vedere, si presenta sotto forma di mix di polveri, ma per aiutarvi a comprenderlo meglio, vi consigliamo di vederlo come un mix di polveri vegetali ideato per emulsionare e mantenere stabili nel tempo tutte quelle preparazioni a base di acqua e materia grassa, ossia le emulsioni, come citronette, vinaigrette, maionese o dressing vari. Ovviamente c'è da dire che la gastronomia è ricca di emulsioni. Tutte contengono una parte acquosa e una parte grassa, oltre naturalmente a tante altre molecole. Come saprete, però, acqua e grasso non vogliono saperne di mescolarsi. Tuttavia, sottoponendo la miscela ad una forte agitazione, riusciremo a fare in modo che le goccioline di uno dei due ingredienti, quindi la fase dispersa, possano distribuirsi nell'altro ingrediente, quindi la fase continua, generando così un'emulsione. Se sono le goccioline di acqua a disperdersi nel grasso, un po' come accade per il burro, si parlerà di emulsione di acqua in olio. Se invece sono le goccioline di olio a disperdersi nella fase acquosa, si parlerà di emulsione di olio in acqua, come ad esempio la maionese. Tuttavia, per poterle utilizzare in cucina, le emulsioni devono poter essere stabili, quindi devono evitare che il grasso e l'acqua si separino in breve tempo. Appunto per questo i vantaggi sostanziali che Emulsionami può apportare alle nostre preparazioni dobbiamo dire che sono diversi. Intanto, come ci viene indicato dal nome, Emulsionami ha una grande capacità emulsionale, ha una grande stabilità nel tempo e inoltre nessuna influenza o modifica del sapore della preparazione in questione. A volte in cucina capita di usare degli emulsionanti come la lecitina, la senape, lo yogurt, la pasta d'aglio. Intanto questi ingredienti influiscono modificando il gusto della preparazione. Ad ogni modo, a distanza di ore o di giorni, l'emulsione mostrerà una separazione parziale delle due fasi. Ecco, emulsione mi serve proprio per ovviare ciò, in quanto garantisce una stabilità nel tempo e, cosa molto importante, non modifica il sapore della preparazione in quanto è in sapore e in odore. Ad ogni modo, lasciamo a voi scoprire i diversi vantaggi del prodotto. Adesso invece vediamo quali sono le regole di base per impostare le ricette e capire meglio come il prodotto funziona. Quando si parla di una ricetta con l'utilizzo di Emulsionami, il concetto è molto semplice e facile da ricordare. Intanto, essendo un'emulsione, vuol dire che è composta da una parte grassa e da una parte acquosa. Sappiamo bene che per ottenere un'emulsione gli ingredienti sono principalmente quattro. La parte grassa, quindi olio, la parte acquosa, quindi acqua, succhi, aceti, eccetera, eccetera, un emulsionante, quindi Emulsionami, ed energia. Generalmente un'energia meccanica potente, come ad esempio un mixer che possa raggiungere almeno 1800 giga al minuto. La parte grassa va tenuta intorno al 60%, mentre la parte acquosa intorno al 40%. Quindi, in un litro di liquido avremo circa 600 ml di olio e circa 400 ml di parte acquosa. Per quanto riguarda Emulsionami, invece, sul litro di composto finalizzato ad ottenere un'emulsione, utilizzeremo dall'1 al 6% circa, quindi dai 10 ai 60 grammi circa di Emulsionami per litro di emulsione. Giustamente vi chiederete perché dall'1 al 6%. Beh, la risposta è molto semplice e facile da ricordare, perché sarete voi a decidere che tipo di struttura e viscosità dare alla vostra emulsione. Le domande corrette da porsi ogni qualvolta si deciderà di utilizzare il prodotto saranno almeno due. Che tipo di emulsione voglio realizzare? Più
o meno viscosa. Un'emulsione fluida, tipo una citronette, oppure un'emulsione più sostenuta, tipo una maionese. Se vorrete realizzare una salsa emulsionata, dalla consistenza fluida, tipo citronette per intenderci, starete più verso l'1 o il 2%. Se vorrete realizzare una consistenza più sostenuta, tipo maionese, starete tra il 4 e il 6%. Bene, ma adesso passiamo alla parte pratica in modo da vedere i diversi livelli di densità che possiamo ottenere con emulsione. Qui con me ho gli ingredienti per ottenere una citronette stabile nel tempo. Ho 140 ml di olio extravergine d'oliva, ho 40 ml di succo di limone, ho 50 ml di acqua, 5 g di emulsione, 2 g di sale e mezzo grammo di zucchero. Prima cosa inserisco all'interno di un bicchiere l'acqua con lo zucchero e il sale. Quindi frullo il tutto fino a dissolvere i due ingredienti solidi. Successivamente aggiungo emulsionemi ad una velocità di 800 giri al minuto e frullo fino a dissolverlo nell'acqua, ottenendo così, come potete vedere, una sorta di gel. Adesso invece porto le lame ad una velocità di 1800 giri al minuto e aggiungo l'olio poco per volta fino a formare l'emulsione. Quando l'emulsione sarà pronta, aggiungo la parte acidula, che in questo caso è il succo di limone. Adesso che l'emulsione è pronta, non mi resta che conservarla all'interno di uno squeezer ed utilizzarla per condire le mie preparazioni. Fin qui dobbiamo dire che abbiamo voluto mostrarvi un utilizzo basico, ma vediamo come se la cava emulsionami se eliminiamo completamente dalla preparazione della maionese classica il suo ingrediente per eccellenza che possiede le proprietà emulsionanti, ossia il tuorlo d'uovo. Anzi, vi dirò di più. Eliminiamo tutti quegli ingredienti che possono generare una maionese senza l'utilizzo del tuorlo. Quindi eliminiamo il latte o la panna, che sono già delle emulsioni di grasso in acqua. Eliminiamo la bevanda alla soia, che sappiamo essere ricca di lecitine e di proteine, un mix perfetto per essere un ottimo emulsionante. Ed eliminiamo anche tutte quelle forme di collagene presenti in cucina che aiuterebbero a generare un'emulsione. Beh, la maionese che andremo a realizzare sarà un po' atipica, direi. Questo perché oltre all'olio avremo soltanto l'acqua e i condimenti come aceto, sale e zucchero. Gli ingredienti per ottenerla sono questi che adesso vi elencherò. 120 ml di olio di semi di girasole, 90 ml di acqua, 12 g di emulsione, 9 g di zucchero, 3,6 g di sale, 1 ml di succo di limone e 6 ml di aceto di vino bianco. Il procedimento, come noterete, rimane sempre lo stesso. Prima l'acqua con il sale e lo zucchero, quindi i solidi, le polveri, eccetera, e frullo fino a dissolvere il tutto. Poi invece aggiungo emulsionemi e frullo fino a ottenere una sorta di gel. Ecco, soffermiamoci un attimo sul gel. Dovete immaginare il gel come se fosse un tuorlo d'uovo, ma completamente di origine vegetale. Quindi, nella preparazione della maionese classica sappiamo che il tuorlo è l'emulsionante. In questo caso il vostro emulsionante sarà invece il gel a base di emulsione. È chiaro il concetto? Bene, detto questo aggiungo l'olio a filo come per la maionese classica, fino a generare l'emulsione. E infine aggiungo la parte acidula, che in questo caso è composta dall'aceto di vino bianco e dal succo di limone. Ed ecco a voi una maionese che possiamo definire, se vogliamo, contemporanea. Questa che vi abbiamo voluto mostrare è una ricetta basica, l'abbiamo voluta utilizzare anche per mostrarvi le capacità emulsionanti di emulsione. Ma se sostituirete una parte d'acqua con del succo di carota, con del succo di mela, del succo di rapa rossa, dei brodi di pesce, dei brodi di carne, degli infusi alle erbe, eccetera, 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 potrete ottenere diverse maionesi gustose e golose. In conclusione, emulsionemi vi darà la possibilità di emulsionare e stabilizzare le vostre emulsioni attraverso l'utilizzo a freddo del prodotto e in maniera permanente nel tempo. Vi permetterà di decidere il grado di viscosità delle vostre emulsioni e otterrete performance straordinarie sia in termini di tempo, sapore e struttura.
Beh, che dire cari amici, spero che questo video sia stato utile per voi e vi aspettiamo con i prossimi prodotti della Federazione Italiana Cuochi.